Ciao Alberto. Vai dietro! Vai giù! L'ultima battuta sul Campania, lei che pensa? Si può salvare tranquillamente vedendola in campo oppure ha visto squadre meglio attrezzate? Ma io, il livello quello è, grossi fenomeni nel calcio non ce ne sono. Insomma, io credo che se giocano con questa determinazione, con questo impegno, è chiaro, forse in fase di finalizzazione hanno peccato un pochino, però lì è una questione soprattutto di concentrazione. Sì, abbiamo fatto tante occasioni, ma dall'altro lato avevamo una squadra organizzata dove, nonostante avesse tanti under in campo, si vede la mano del suo ottimo allenatore, che naturalmente non rinuncia mai a giocare, quindi per noi che cerchiamo di essere propositivi ha fatto sì che creavamo tante palle gol. Però mi piange il cuore vedere una società così importante come Potenza già retrocessa, però si vede che adesso la squadra libera da quelle che potessero essere i patemi, e con questa squadra giovane sta facendo molto bene. Faccio i complimenti veramente al suo allenatore, che si vede che è una persona molto preparata. Oggi era fondamentale 3 punti, qui sta il Potenza, faccio complimenti a Potenza, è una squadra giovanissima, mantiene sempre con onore, ha fatto secondo me una buona partita. Queste sono le partite più difficili, io già lo sapevo,
ci sono partite che purtroppo chi non ha niente da perdere riesce sempre a stare un po' più sereno, chi ha qualcosa da perdere sta sempre un po' più nervoso, se non riesce a sbloccarla subito e riesce a fare 1-2 si fa difficile, l'importante era i 3 punti.